Arte, danza e grande cinema al centro dell'82esima edizione della Fiera del Levante a Bari dal 9 al 16 settembre. Grazie alla collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese e della Regione Puglia, i visitatori della Campionaria hanno potuto godere di un ampio cartellone di eventi culturali, spettacoli e concerti di artisti pugliesi che hanno portato in scena la cultura folcloristica locale. Lezioni di danza nel Polo delle Arti e della Cultura per il secondo anno consecutivo in Fiera del Levante, dove è stato anche presentato nel corso di un convegno il bando In Puglia 365. Un secondo anno pieno di attività, della danza, dello spettacolo, della musica, esibizioni e formazione, assistenza tecnica e informazione. Si può trovare di tutto, come è facile vedere. Credo che tutta questa idea anche di mettere insieme tutte le nostre agenzie, tutte le partecipate, sono 7, per organizzare programmi comuni sia vincente. Insieme al bando attori culturali, insieme al bando ecclesiastici, a un bando che stiamo facendo insieme al FAI, per promuovere i nostri contenitori culturali, la Fiera del Levante diventa una sorta di hub in cui si fa il punto e si rilancia sulle attività compiute. E non tutte le regioni si possono permettere di avere tanto spazio, diciamo, dedicato alla cultura e di avere investimenti così cospicui sulla cultura, per cui il nostro obiettivo era non solo mettere le risorse ma anche fare lavorare la squadra tutta insieme in maniera integrata. Grandi e illustri ospiti nel Polo delle Arti e della Cultura della Regione Puglia come Carla Fracci, che in occasione della presentazione del suo libro autobiografico Passo dopo passo ha visitato il padiglione per poi raccontarsi ai visitatori e ai ballerini presenti. Protagonista tra gli altri delle lezioni di balletto classico anche la ballerina Ambeta Toromani. Beh, senza studio non si può ballare. L'interpretazione viene poi da sentimenti che uno ha, ma con lo studio è importante, è lo studio quotidiano e avere dei bravi maestri, perché sono fondamentali loro. È bello questo progetto di invitare i maestri e lavorare con questi giovani. I giovani hanno bisogno proprio di capire che cos'è anche la danza, che poi si trasforma in interpretazione in palcoscenico con i vari ruoli. Come tutte le cose, come tutto quello che facciamo nella vita, non so, anche chi deve fare il pane deve studiare un attimo prima di farlo. E poi per la danza è così, sì, si studia, si deve puntare a quello per poi ottenere dei risultati, ma questo non perché lo dico io. Non so chi l'ha detto, ma la bellezza non ammazzerà mai nessuno e l'arte ancora meno, cioè non ha mai fatto male a nessuno, ha fatto solo del bene. Lo dico da straniera, anche se sono italiana, nel senso di a livello di cittadinanza sono italiana, ma rimango sempre albanese nel mio cuore, ma lo dico perché l'Italia può offrire talmente tanto, almeno nei miei occhi io la vedo così, che forse solo voi italiani non lo vedete quanto. Non vi voglio offendere, non è un'offesa, forse perché siete abituati a vedere tutte queste bellezze, a viverle, quindi siete nati qua e lo date per scontato. E questo lo dico e lo ribadisco e lo ridico sempre, che può vivere tranquillamente solo di bellezza e di arte l'Italia. Come è cambiato il mondo della danza in questi anni? Purtroppo vengono smantellate le compagnie nelle fondazioni e questo è doloroso. Rimangono poche compagnie e allora la possibilità di avere anche una nostra compagnia italiana, nazionale, e bisognerebbe avere l'aiuto delle istituzioni. E questo chiaramente non c'è, a parte la Scala e l'Opera di Roma e insomma pochi altri, ma anche a Firenze è un peccato, hanno smantellato tutto. Ci si era batta, tante con piccole compagnie così hanno questo sforzo di continuare, di andare avanti, anche con poche possibilità economiche.
però insomma la danza è molto amata e per cui è bene che sia anche così. Queste scuole private non hanno certamente da perdere, hanno solo da guadagnare, perché la danza è, sono tante, tante manifestazioni di disciplina, di rispetto, di volontà e di volontà di fare. Per, insomma, i maestri esistono per questo, e i maestri sono, ce ne sono anche tanti molto bravi. Novità di quest'anno è Cine Cocktail a Puglia Edition, appuntamenti fissi dei più prestigiosi festival del cinema che per la prima volta diventano una vera e propria rassegna. 3 giorni densi di film e incontri aperti al pubblico, con 3 grandi proiezioni internazionali e la presenza dell'attore Gianmarco Tognazzi, dell'attrice Ornella Muti, ma anche di Nonno Libero, l'inimitabile Lino Banfi, primo ospite del format cinematografico. Ho un ricordo lontanissimo, mio padre che ci portò a vedere la fiera come un avvenimento, però ci aveva promesso prima, era la lanza, mangiare il Penercot, questo disse, il Penercot e di Rich, che io adoro ancora oggi. Invece facemmo tardi e venne subito la fiera, io stavo staccando fiera, io voglio di Rich, allora andammo di nuovo lì a mangiare queste cose e poi venimmo alla fiera, e fu per me vedere questa cosa mastodontica, enorme, che credo che abbia più della mia età, la fiera o il bagno, la fiera delle Levante, siamo lì, io 82 ce n'ho, quindi siamo quasi coetanei, bei ricordi. Fiero di me chi c'è, nessuno l'ha mai detto, né tocca a me dirlo, non parlo pro domo mea, però oggi mi sa che lo farò. Se non avessi rotto le scatole a tutti gli italiani, anche a quelli che vivono all'estero, da circa 60 anni, dalla Puglia, sono pugliese, Canosa, Andria, Barletta, la provincia di Bari, non esisteva Bat, ma di dove sei? Dalla provincia di Bari. Certo, i baresi si sono incazzati molto con me, che io dicevo Bari invece di dire Bari, però noi a Canosa diciamo Scema Bari, Scema Omer, più chiaro di così. Io non ho fatto altro che continuare a parlare con l'accento del mio dialetto, mi è andato bene, ma ho aperto una bella strada di pugliesità, quindi più pugliese di me chi c'è. Già quando Moro era Presidente del Consiglio, venne a Bari, l'onorevole Tatarella, Pinuccio Tatarella di allora, disse Presidente, Lino deve fare il paniere della Puglia nel mondo, pensa, parliamo del 72-73. Quindi c'è sempre stato questo desiderio mio di rappresentare la Puglia. Adesso più che mai, senza fare il nome, il nostro governatore Miglieno, che sta qui vicino, mi ha nominato ambasciatore della Puglia in the world, nel mondo, quindi mi sento ancora più responsabile. Bravo Lino! Il Cine Cocktail è un format che nasce 8 anni fa a Venezia, ma con molto piacere l'abbiamo portato qui a Bari, e l'idea è anche pensare di offrire una grande proiezione internazionale di film che sono stati assolutamente sostenuti e prodotti in Puglia, come Wonder Woman, Third Person e anche Tale of Tales di Matteo Garrone, e offrirli al pubblico con prima un piccolo antipasto, appunto un Cine Cocktail in cui un grande nome del cinema italiano possa raccontarsi senza schermi, senza schemi e assolutamente senza regole, insomma, in altre parole, al pubblico per quello che è, e il pubblico possa interagire anche sorseggiando un cocktail. Ci sono artisti e registi che noi seguiamo da tantissimo tempo, anche tra le nuove leve, però vengo adesso da Venezia, dove abbiamo applaudito tutti Pippo Mezzapesa e il meraviglioso film che vede Sergio Rubini, che è un altro grande interprete pugliese, interprete ma anche autore, so che presenterà presto il suo nuovo film, io non vedo l'ora di vederlo perché io Sergio Rubini lo seguo praticamente da una vita, quindi credo che la Puglia non abbia nulla da invidiare ad altre regioni in quanto a fervore e talenti artistici. Insomma, da detta ai lavori non mi sono mai persa una regione come questa, che fa la differenza secondo me soprattutto in ambito cinematografico, perché è molto attenta ad offrire manifestazioni ed eventi di spessore culturale, e questo io cercavo. I Cine Cocktail nascono per questo, per offrire un contenuto al di là della vetrina e al di là del glamour. Atteso ritorno quello delle Proloco pugliesi dal Gargano al Salento, per un totale di 18 Proloco e 1000 figuranti che hanno sfilato in caratteristici cortei storici tra i viali del quartiere fieristico.
Beh, è un grande lavoro, per la verità, io ne sono orgoglioso di quanto stiamo organizzando e stiamo facendo per le nostre località. È una cosa molto molto importante che non fa che altro riscoprire l'identità e valorizzare l'identità culturale di ogni singolo con località. Quindi ritengo un'azione meritoria e devo quindi ringraziare tutti i volontari, perché questo verte sull'impegno di tanti volontari della Puglia e dobbiamo, diciamo, essere ben fieri di quando loro sviluppano e siano attenti a valorizzare le proprie località e la propria storia. Tutto è finalizzato anche all'evento che abbiamo svolto ieri con la presentazione dell'Umbricard su Matera 2019 e la Puglia sicuramente avrà una forte ricaduta d'immagine e quindi turistica per via della nostra azione che svolgiamo con la Regione Basilicata. Quello che accade qui alla Fiera del Levante è una rappresentazione di come il territorio risponde a queste sollecitazioni. Mettere in mostra migliaia di volontari che mettono la loro passione in questi eventi per mantenere le tradizioni, la storia, le radici del nostro popolo, sicuramente è fondamentale. Quindi un lavoro di sinergia molto, molto importante che viene raccolto anche a livello nazionale, perché quello che viene fatto qui è sicuramente anche d'esempio per tante altre località e regioni dove magari non ci sono gli stessi rapporti istituzionali. Il mondo delle Prologo oggi è rappresentato veramente in modo forte, 6.200 località rappresentate da questa forza che rappresenta la vera animazione locale e la possibilità a piccoli borghi di poter avere qualcosa per vivere, per sopravvivere, per essere ancora vivi nella loro realtà. Abbiamo dedicato per il 2019 l'immagine della nostra associazione e della tessera del socio che arriverà ai nostri 600.000 iscritti che per quell'anno si renderanno cittadini e partecipi dell'evento così importante per l'Italia. Proprio per considerare la questione che Matera 2019 non è solo l'evento Matera, ma è l'evento di tutta Italia, perché avere la capitale europea della cultura vuol dire essere tutta Italia in questa bella iniziativa. Grande spazio anche alle associazioni di volontariato nel padiglione del meeting del volontariato che per la prima volta si è svolto durante la campionaria. Tra le 140 associazioni presenti anche Serena Onlus, che nel corso della manifestazione ha organizzato eventi musicali per allietare i visitatori. L'associazione Serena è un'associazione che si occupa di assistenza domiciliare ad anziani e disabili. È una risorsa sul territorio da oltre 25 anni. Ci occupiamo di tutte quelle che possono essere le necessità di un anziano nell'abitazione. Ci siamo inseriti nel meeting del volontariato perché abbiamo voluto creare una sinergia con le istituzioni locali e naturalmente siamo fortemente convinti di voler nutrire anche l'anima delle persone anziane e quindi non solo soddisfare i loro bisogni primari, quali il pasto, l'igiene, i servizi di accompagnamento. Noi vogliamo che le persone siano bene, che vivano il loro ultimo periodo nella maniera più dignitosa possibile e pensiamo di farlo anche con tutta una serie di attività. Si fa leva sugli istinti, si fa leva su quello che sono le passioni delle persone, su quello che poi è le loro storie, le loro emozioni passate, la loro vita. Quindi scatta un meccanismo di relazione che poi è fondamentale perché fa star bene le persone. Noi siamo stati invitati in realtà dalla direttrice Anna Aragone a esibirci per gli ospiti delle loro strutture che ci hanno accolto in maniera veramente calorosa e quindi siamo ritornati più volte e abbiamo continuato questa esperienza fino ad arrivare qui oggi, questa esibizione. È stata un'ottima occasione questa per farci insomma, conoscere nell'ambito anche del meeting delle associazioni di volontariato. Insomma, faremo questa esibizione
Siamo noi cinque oggi, vi presento i componenti. Lui è Vito Spinosa, che suonerà il sax. Salve, buonasera. Pasquale Daniele suonerà tastiera e basso. Grazie. Grande abilità, è un polistrumentista, sia lui che Vito. Nicola Mignozzi alle percussioni. Buonasera, grazie. Angelo Novielli alla batteria. Buonasera a tutti, grazie. E io dico sempre che bastano pochi musicisti per fare una grande musica, quindi noi ci crediamo in questo, e io credo anche nel vedere un rocchettaro come lui, che è il batterista, vi renderete conto, insomma, che bastano poi qualche nota per cui lo vedi che si scioglie, si emoziona, e quando vedi l'emozione negli occhi dei musicisti, anche mia, questo già vuol dire che ne vale la pena. E lo facciamo con tanto amore, tanta passione. Ormai sono 3 anni che portiamo avanti questo progetto. Pensavamo che fosse un diversivo di una volta al mese, giusto per divertirci, invece sta funzionando e questo ci fa molto molto piacere. Nel corso dell'82esima edizione della Fiera del Levante, Regione Puglia e Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani hanno sottoscritto un protocollo d'intesa, La Strada delle Fiabe, un progetto di valorizzazione dell'identità culturale attraverso la fiaba popolare. Tra i comuni presenti anche Rapone, in Basilicata, da sempre conosciuto come il Paese delle Fiabe. Io sono stata invitata come sindaco del Paese delle Fiabe di Rapone. Sono stata testimone di questo bellissimo accordo tra la Regione Puglia e l'Enciclopedia Treccani, che poi troverà come protagonista anche la Basilicata, passando anche dal nostro paese, che sarà, come è stato detto anche stasera, uno dei cardini di questo progetto, che mira a collegare l'Europa creativa attraverso le strade della fiaba, partendo dalla Germania, arrivando fino alla Puglia, passando per la Basilicata. Ed è un lavoro che noi abbiamo fatto, è iniziato già da 8 anni, quindi abbiamo trasformato il nostro paese per consentire quelle narrazioni che oggi sono possibili anche in forma multimediale, grazie al Museo della Fiaba, che non a caso si chiama C'era una volta, e a un percorso delle fiabe nel paese, che diciamo è un giardino accogliente che narra le nostre fiabe, che altrimenti sarebbero andate perse perché erano trasferite solo attraverso la voce dei nostri nonni. E quindi un'operazione culturale e di identità importante, in cui noi iniziamo ad essere protagonisti e poi insieme alla Regione Basilicata lo saremo alla pari della Regione Puglia, insieme alla Treccani, che ci credono molto, già tanto. Non dobbiamo dimenticare da dove veniamo, ma... sì. Vai, forza, e che devo essere bella e brava e brutto! E adesso dovete fare il mare! Questi racconti che da secoli gli uomini, ma soprattutto le donne, si tramandano di bocca in bocca, pieni di elementi fantastici, ma anche di sapienza, di riti, di miti, di feste, di conoscenze sulla natura, di un diverso modo di vivere, di voglia di ospitalità. La fiaba è tutto questo, e noi, in un accordo forte con la Basilicata, che vede alcuni luoghi della Basilicata assolutamente protagonisti, perché sono i luoghi di Basile, i luoghi di un sud magico. La Basilicata e la Puglia sta pensando questa strada delle fiabe, perché le fiabe sono migranti, le fiabe non possono stare ferme, sono in viaggio, appartengono a un singolo paese ma appartengono anche al mondo. È una strada delle fiabe che, come dicevo, parte dalla Basilicata ma arriva lontano, attraversa tutta la Puglia per 13 percorsi e arriva alla Grecia, sui mari della Grecia. Anche lei cerca Itaca, perché l'origine è proprio nel mito di Itaca e nelle storie di Itaca. Sì, perché lo conoscevano bene il calendario solare, pur quello lunare di Iside. Ci piacerebbe molto portare questo progetto in Matera 2019 e quindi avere questo respiro europeo proprio grazie attraverso la fiaba. Spazio
spazio anche alla fotografia con la mostra di Vincenzo Catalano Luci e ombre del Sud, 200 scatti fotografici che raccontano le bellezze della campagna pugliese dal Salento al Gargano, ma che evidenziano come spesso la campagna possa anche trasformarsi in un luogo di sfruttamento e di povertà a causa del caporalato. Luce ombre del Sud è il titolo, prende spunto da un bellissimo lavoro di Enrica Simonetti, la giornalista, e ha scritto questo libro Morire come schiavi. E già dalle prime pagine, anche dal titolo, mi ha affascinato, quindi un dialogo con lei, un incontro con lei mi ha portato a rivedere un attimino le nostre campagne, quindi bellissime, splendide, tutte colorate, però sono anche centri di accoglienza, sono anche centri di lavoro nero, sono anche centri di caporalato, argomento attualissimo, quindi queste sono le ombre. Quindi mi sono riuscito a realizzare questo reportage nelle campagne della Puglia, dal Salento all'Alta Puglia, quindi San Severo, e dopo aver fatto amicizia con questi ragazzi rumeni o nordafricani, ho vissuto con loro dei momenti terribili e dei momenti anche di tranquillità, quando a loro era consentito mangiare raccogliendo i pomodori caduti. Quindi a loro io ho offerto delle friselle, dopo aver fatto amicizia mi hanno dato la possibilità appunto di poter realizzare questo reportage fotografico. Presente in fiera anche la Fondazione Matera Basilicata 2019, che con il grande lavoro dei volontari coinvolti si sta preparando al grande appuntamento del prossimo anno. Interessante questa edizione della fiera, perché ha scelto, come noi già facemmo qualche anno fa, il claim, la parola d'ordine, il futuro, che diciamo, è un imperativo per tutti, si capisce, e quindi l'inserimento e anche la presenza nostra con uno stand è un elemento di grande valore, di ricongiungimento, tra l'altro con una realtà importantissima, l'abbiamo sempre detto, che è quella pugliese, con la quale dobbiamo continuare a lavorare e a fare in modo che insieme possiamo ottenere risultati straordinari. Il programma del 2019 è praticamente pronto, c'è ancora qualche elemento di riservatezza inevitabile in questi casi. Matera diventa il centro in Europa, il centro della originale produzione di cultura e non del consumo di cultura, il luogo che deve far parlare di sé non soltanto per la bellezza straordinaria del suo patrimonio storico, architettonico, abbiamo alle spalle le immagini della nostra città, ma che deve far parlare di sé poggiandosi, diciamo, radicandosi a questo grande patrimonio, per la capacità di mandare messaggi nuovi, positivi, creativi, innovativi. I volontari sono stati fondamentali sin dall'inizio per la candidatura della città di Matera come capitale europea della cultura. Anche nel dossier appunto di Matera 2019, la fondazione di Matera 2019 ha deciso di investire tanto su di loro per far sì che appunto Matera non sia soltanto la città della cultura ma anche dell'accoglienza, e loro sono fondamentali in questo, nel contributo che possono dare nei prossimi mesi. C'è tantissimo entusiasmo da parte dei ragazzi ma anche da parte degli adulti. I ragazzi appunto sono curiosi, vogliono mettersi appunto in gioco, ed è bello vedere anche diversi appunto le persone con diverso tipo di background, con varie esperienze, anche di età differente, anche più adulti, che vogliono fare qualcosa per la città di Matera. Ci arrivano delle richieste dicendoci apertamente: io sono disposto, sono qui, voglio dare il mio contributo, ditemi come posso farlo. Quindi davvero appunto c'è una grande varietà. L'importante appunto è iniziare
iniziare ad iscriversi, provarci, almeno per la curiosità e capire di che cosa si tratta, e poi ci sarà appunto modo per ognuno, a seconda del proprio profilo, di essere parte attiva del progetto, del percorso di Matera 2019. Grande l'impegno di TRM Network, che nei 9 giorni di fiera ha realizzato circa 100 approfondimenti degli studi all'interno del quartiere fieristico, con 2 edizioni del TG quotidiane dedicate alla campionaria e circa 24 ore di materiale televisivo prodotto, uno sforzo editoriale che per il secondo anno consecutivo ha permesso alla fiera di entrare ogni giorno in modo capillare nelle case dei pugliesi e dei lucani, cementando quella continuità tra i territori che deve fare da collante geografico e culturale verso Matera 2019. Positivo anche il bilancio della Regione Puglia, che nel corso della fiera ha puntato molto sulla valorizzazione della cultura attraverso eventi e spettacoli, ed è proprio all'interno del quartiere fieristico che l'amministrazione regionale pugliese ben presto sposterà tutti gli uffici del Dipartimento Cultura. Questo polo arti, cultura e turismo è solo un'anticipazione, una preview di quello che accadrà a partire dai prossimi mesi. Sono già in corso gli appalti per realizzare la nuova sede del mio dipartimento, che si insedierà stabilmente qui in Fiera del Levante. Porteremo in Fiera del Levante, esattamente nel luogo in cui stiamo facendo il polo arti, cultura e turismo, il Teatro Pubblico Pugliese, e in unica piazza avremo Puglia Promozione, a Puglia Film Commission col Cineporto e il Teatro Pubblico Pugliese, con una struttura, oltre che di uffici, di supporto di attività culturali per i cittadini e per la comunità. Questo è il grande investimento infrastrutturale che stiamo facendo per risparmiare risorse in centro a Bari, dove paghiamo ancora delle locazioni passive, concentrare tutti i servizi della cultura e del turismo in un unico polo, appunto a servizio dei cittadini e degli operatori, e per realizzare una vocazione della Fiera del Levante, che è quella appunto alla cultura e al turismo. È una vetrina nella quale mostriamo il meglio e l'eccellenza della produzione culturale e artistica di questa regione, ma soprattutto facciamo formazione. Il successo di questo polo arti, cultura e turismo nella parte formativa è clamoroso. Centinaia e centinaia di ragazzi, e non solo, che si sono iscritti ai corsi, sono tutti sold out, ma anche l'introduzione di alcune attività uniche al mondo, mi dicono. Penso alla danza aerea rivolta anche ai diversamente abili, su cui Res Extensa con Elisa Barucchieri ha fatto un lavoro straordinario. Ma cito Elisa, potrei citare il Trick, potrei citare Michele Placido, potrei citare Correia, che sta per partire uno spettacolo straordinario, potrei citare la Fiaba, potrei citare le bande, potrei citare le Proloco, tutto il meglio del sistema pugliese, della cultura dello spettacolo, in vetrina qui in fiera, ma stabilmente per anticipare quello che sarà un polo intorno al quale tutte le politiche culturali che abbiamo messo in campo troveranno il loro luogo, il loro sito.